Salve. Patente e libretto. Ciao. Hai inviato la foto, qua sono venuto meglio. Non d'accordo anche tua moglie? Scendere. Perché non mi vedi abbastanza bene da qua? Scenda lentamente. Sorelli! Ha bevuto? È sabato. Allora vada all'ambulanza a fare il chilometro. Mio cognato è un tipo preciso, eh. Ambulanza. Guardalo come va. Ancora, eh? Mancano altri. Mi dia l'ultima possibilità, la prego. Fammi vedere cosa hai imparato. Caviglia. Qualcosa di più interessante, no? Oh, scusa, no, stasera non ce la faccio, Alessio, scusa. Ma sforzati, no! Anche tuo fratello mi ha fatto incazzare! Eppure, sono qua lo stesso! No, quella è la poltrona dei check-in. Liberare tuo fratello non è stato facile. Ma quello ha commesso un reato? Insomma, Elisa, diglielo anche tu, fatti sentire. Devi dire ad Alessio di andare a prenderlo. Signora, sono qua. Vai. Comodo? Sì. Hai 20 euro? Cambio sellino alla bicicletta. Non serve? Non metto più il cellulare in tasca. Guardi. Basta mutande aderenti. Senta, Leopardi, lei è sterile. Ah, ma lei, mia moglie? Non avevo mica capito. Lei, Leopardi, lei è sterile. Posso rifare il test? Le analisi sono chiare. Magari dipende anche dalla giornata. Lo escludo. Dal cibo. Lo escludo. Quella sera avevamo bevuto. Non accetto rifiuti. Mai. Ma aspetta qualcuno? Fermo qua te. Torno subito. È bello qua! E ancora non hai visto niente. Testa terribile. Posso dare medicina? No, io niente roba chimica, solo roba naturale. Tega, dito dove sono queste croci? Ma parate, no? Mi hai chiamato l'interprete? No. Adesso ci penso io. Questi qui fanno sempre finta di niente. Ti dichiaro in arresto. Sei il vescovo? Con permesso, Minese. Io sono un uomo, non un capuso! Le foto non si direbbe. Sono un uomo! E te copo! Cazzo, te copo!